L'argomento che oggi vorrei affrontare con voi tutti è lo stress. Stress è sicuramente una parola che utilizziamo molto spesso, ma bisogna sapere che lo stress non è solo negativo, può essere anche positivo. Lo stress positivo è legato indubbiamente ad eventi piacevoli della nostra vita, come un matrimonio, la nascita di un figlio. E provoca un'attivazione del nostro fisico, mentre lo stress negativo è legato sicuramente a eventi spiacevoli e negativi e provoca invece un abbassamento delle nostre difese immunitarie. Quali sono gli stressors, ovvero i fattori che causano stress? Possono essere la perdita di lavoro, il divorzio, un cambiamento che avviene nella nostra vita come cambiare città, trasferirsi, la perdita di una persona cara, un cataclisma, un cambiamento che stiamo vivendo tutt'oggi è sicuramente fonte di stress. Questo cambiamento che ci ha portato a vivere una vita diversa, magari lontano dai nostri cari, una vita incerta in cui non sappiamo come sarà il nostro futuro. Dove diciamo tutto un po' in balia del forse, perché è appunto una cosa nuova, una cosa che non conoscevamo. Questo mette a dura prova, diciamo, il nostro benessere mentale e anche fisico, e sicuramente in tanti stanno sperimentando una condizione di stress, sia fisico che psicologico. Ma quali sono, diciamo, i sintomi che la maggior parte delle persone sperimentano? Ci possono essere sintomi fisici come digrignare i denti, tachicardia, sudorazione, fischi nelle orecchie, mal di schiena, mal di testa, sintomi emozionali come ansia, depressione, tristezza, rabbia, sconforto, agitazione, sintomi cognitivi come difficoltà a pensare o perdita della memoria. Diciamo che poi ognuno di noi sperimenterà uno o più sintomi da soggetto a soggetto. Cosa fare quando lo stress diventa cronico, cioè perdura nel tempo? Sicuramente la cosa migliore da fare è intraprendere un percorso di psicoterapia. Quando lo stress è acuto, cioè se legato a uno specifico evento, invece dovrebbe risolversi da solo. Oggi io vi lascio con alcune riflessioni, alcune domande che permettono di aumentare la vostra autoconsapevolezza e vi aiutano un po' a gestire le vostre emozioni, i vostri pensieri in questo specifico momento che stiamo vivendo. Innanzitutto, la prima domanda su cui riflettere è: quali sono, le fonti di stress per me? Cioè, quali sono i miei stressors? Cos'è che mi provoca stress? Ho dei pensieri ricorrenti, cioè, dei pensieri che mi tornano spesso. Quali sono, le mie emozioni negative principali, cioè provo ansia, agitazione, tristezza e come reagisce il mio corpo di fronte a queste emozioni che io provo? Cioè, quali sono i sintomi che avvertite? Sono agitato, digrigno i denti, ho mal di testa, ho mal di stomaco, tachicardia. Analizzatevi. Queste emozioni spiacevoli sono, secondo voi, legate più a uno stato mentale, cioè a qualcosa che voi pensate, o a un evento reale? E per ultima, quello che voi provate e sperimentate di negativo,
Avviene, diciamo, in un momento specifico della giornata, come può essere, non so, la mattina piuttosto che la sera, o indipendentemente, cioè quando vi sentite più vulnerabili. Bene, spero che questa autoriflessione vi aiuti un pochino in questi giorni. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, mi potete scrivere alla mia mail dottoressamiceli86@gmail.com o alla mail di Stereo92Web, che è stereo92web@gmail.com. Ciao!